Qual è il protagonista di questo terremoto infiammatorio? Praticamente il soldato che fa parte delle nostre forze armate è il mastocita, e questo mastocita ha una serie di caratteristiche. Questo è un mastocita vero, pieno di vescicole, di granuli. Ciascuno di queste contiene delle sostanze molto diverse che mediano diversi aspetti dell'infiammazione. Che cosa dice al mastocita spara? Che cosa lo porta a liberare nei tessuti il contenuto di queste vescicole? Quindi quali sono, in termini medici, gli stimoli agonisti della degranulazione? Sostanzialmente le infezioni, gli insulti, quindi i fattori di tipo chimico, basti pensare a una chemioterapia per esempio, o fisico, le fluttuazioni, importantissimo, degli estrogeni e del progesterone, la presenza di sangue mestruale nei tessuti, che è tipica di una malattia crescente nelle nostre popolazioni occidentali, che è l'endometriosi, il fatto di avere dei rapporti in condizioni di secchezza vaginale o di contrazione dei muscoli che circondano la vagina, che può darmi quindi un dolore all'entrata della vagina, che diventa un fattore importante poi di vestibolodinia e di vulvodinia, la morte cellulare, questa H naturalmente va lì, e poi importantissime le condizioni di stress. Quando noi siamo stressati, abbiamo, se c'è uno stato infiammatorio, una maggiore vulnerabilità a peggiorare l'infiammazione, perché lo stimolo nervoso parte dal sistema nervoso centrale, arriva al mastocita e lo fa sparare, liberare il contenuto nei tessuti già infiammati. Una volta che noi abbiamo diversi, uno o più di questi stimoli agonisti, avremo che il nostro mastocita libera nei tessuti una serie di molecole di tipo infiammatorio, le bradichinine, i fattori vasoattivi che sono quindi responsabili dell'edema, del gonfiore, l'istamina, la serotonina, importantissimo, il 90-95% della serotonina, che è il noto come neurotrasmettitore principe dell'umore, non sono nel cervello, ma pensate, sono per esempio contenuti a livello dell'intestino, dei visceri addominali, tanto vero che sempre più noi parliamo di cervello viscerale. E ancora importantissimo il nerve growth factor, il fattore di crescita dei nervi, scoperto da Rita Levi-Montalcini, che per questo ha meritato il Nobel, che è un fattore fondamentale perché determina la proliferazione delle fibre nervose del dolore nei tessuti cronicamente infiammati. E questo ci spiega poi delle conseguenze importantissime che portano al viraggio del dolore da acuto a cronico, e il dolore da nocicettivo, cioè segnale amico che mi dice: ehi, fai attenzione, ti sei fatto male, togli per esempio la mano dal fuoco, ti sei tagliato, ha un dolore neuropatico, ossia un dolore che è diventato malattia in sé. E ancora il nerve growth factor agisce anche a livello cerebrale, e questo stato infiammatorio porterà poi a un'infiammazione che noi definiamo neurogena, cioè mantenuta e peggiorata da questa iperattività dovuta all'infiammazione del sistema nervoso centrale, con due grandi conseguenze: un'infiammazione neurogena intracerebrale e un'infiammazione neurogena periferica, che va a colpire poi gli organi, i tessuti già malati, già infiammati. Quindi, se noi vogliamo ridurre questo stato di guerra, perché certamente il mastocita è il nostro soldato, fa parte delle forze armate che normalmente ci difendono, ma quando questo mastocita diventa iperattivato perché c'è una sregolazione cronica di questi meccanismi endocrini, oppure perché c'è una situazione tissutale di noxa, di fattore lesivo che persiste, ecco che da forza armata amica può dar luogo a un fuoco amico. In altre parole, il mastocita arriva a mediare patologie perché è iperregolato, iperreattivo, produce in eccesso sostanze dell'infiammazione, e questo finisce per creare condizioni aggiuntive di patologia, di morbilità e di cronicizzazione. Per esempio, queste sono immagini molto belle, voi vedete qui un mastocita vicino a un vaso che libera il contenuto
delle proprie vescicole nel tessuto e questo dà luogo a un edema importante perché in questo caso vengono liberati fattori vasoattivi. Un'altra immagine molto bella è questa in cui si vede il mastocita che si comporta come una ghiandola unicellulare, perché in realtà all'interno di questa cellula, come dicevo, noi abbiamo centinaia di vescicole, ciascuna con contenuti diversi, e oggi sappiamo che il mastocita è una cellula, un soldato estremamente intelligente, in grado di scegliere che cosa, che proiettile usare in quel determinato tessuto, in quella data situazione, anche in risposta alla diversità di stimoli che gli possono arrivare. Quindi una cellula con cui veramente sempre più dobbiamo fare i conti, perché è il grande denominatore di tutte le patologie di cui poi noi andiamo a vedere le declinazioni distrettuali specialistiche. In particolare, quando noi parliamo di fluttuazioni degli ormoni, di fluttuazioni degli estrogeni e di caduta premestruale dei livelli di progesterone, che cosa andiamo a dire e che cosa andiamo a fare se osserviamo il mastocita? Dobbiamo sapere questo, che questo nostro soldato ha degli acceleratori e dei freni. Per dirlo in termini semplici, l'acceleratore della degranulazione, cioè il segnale che dice al mastocita spara, è la caduta dell'estrogeno. Normalmente il mastocita viene tenuto sotto controllo, frenato, le briglie ben tese, dal progesterone e dal testosterone. Nel momento in cui il progesterone crolla, ecco che il freno viene allentato e il mastocita può liberare tutte le sostanze o quante più sostanze infiammatorie ritenga all'interno di quel dato tessuto. Quindi una danza endocrina che è limitata nel tempo e porta a una moderata liberazione di sostanze infiammatorie durante la mestruazione, se è una mestruazione fisiologica praticamente senza sintomi o quasi. Di converso, quando questa danza diventa dissonante, eccessiva, prolungata, ecco che viriamo progressivamente verso la patologia. In effetti, a me piace citare sempre l'etimo della parola infiammazione, che deriva dal latino inflammare, mettere a fuoco, to set on fire, come dicono gli inglesi, ma è un fuoco biochimico, ma non meno dannoso del fuoco nella vita reale. E in effetti infiammare significa creare un incendio loco regionale o sistemico a seconda della gravità del fenomeno. Quindi, per riassumere, noi abbiamo una caduta prima della mestruazione degli estrogeni e del progesterone, abbiamo un'infiammazione a livello basale dell'endometrio, abbiamo anche una mestruazione che passa attraverso la tuba, non solo attraverso la vagina, e il disperdersi di cellule mestruali all'interno del peritoneo. Questo succede in quasi tutte le donne e normalmente queste cellule vengono eliminate dal sistema di difesa di cui fanno parte anche i mastociti e le altre cellule naturalmente spazzino, come noi diciamo. In un 10-15% di donne queste cellule mestruali endometriali non vengono eliminate, ma sono in grado di attaccarsi, di impiantarsi nel peritoneo, ed è questa la base di una malattia che noi temiamo molto perché da un lato è sempre più diffusa nella popolazione e dall'altro presenta conti sempre più gravi per la salute della donna, che è l'endometriosi. Quindi a quel punto, quando noi abbiamo dolore mestruale e in particolare un dolore invalidante, che cioè impedisce alla donna di svolgere le sue normali occupazioni, che siano lo studio, il lavoro, l'uscire con gli amici, il fare sport, quel dolore invalidante è un semaforo rosso che si accende sulla salute della donna e noi dobbiamo immediatamente capire che quel dolore non è normale, non è inventato, è un semaforo rosso, ripeto, che ci dice attenzione, c'è un'infiammazione eccessiva che dobbiamo modulare e riportare
nei termini fisiologici. Se questo non succede, andiamo progressivamente a una diffusione dell'incendio in ambito pelvico, parliamo di dolore pelvico cronico, e la grande patologia che sottende questa infiammazione è l'endometriosi.